Ci vuole un cuore audace e avventuroso per essere aperti e vulnerabili in territori inesplorati. La nostra esperienza interiore si può dividere in almeno due parti. Una componente primaria, che siamo noi stessi, ed è per così dire l'evento centrale della nostra esperienza, sia essa un'emozione, una sensazione o un pensiero. E una componente secondaria, che invece è altro da noi e che consiste in tutte le reazioni e le risposte che abbiamo nei confronti dell'esperienza centrale. Tutte queste reazioni e risposte che abbiamo a petto dell'evento centrale della nostra esperienza sono le attività di quello che comunemente viene definito superio, ovvero quella parte di noi che ha il compito di assicurarsi che viviamo seguendo regole e parametri appresi da piccoli. Questa istanza interna, il superio, fa di tutto per tenerci lontano dalla nostra autenticità e dalla nostra natura, che sono invece le mete del viaggio interiore. Lo scopo del superio è proprio quello di indirizzare la nostra esperienza interna affinché il nostro comportamento esterno prenda una direzione ben stabilita, e ha almeno due modi per farlo. Il primo, dandoci contro in tutto e per tutto, aggredendoci per farci sentire rifiutati, per farci sentire vergogna, per farci sentire in colpa, e secondo invece premiandoci, stimolando il nostro orgoglio, la nostra autocelebrazione, la nostra inflazione dell'io, che si sente a questo punto sempre più ipertrofico e pomposo. Questi due stratagemmi non sono altro che il bastone e la carota per farci rigare dritto secondo il suo volere. E allora come possiamo liberarci di questa dittatura interiore? All'inizio è necessario usare una certa forza e una certa energia per allontanare i suoi attacchi. Per esempio, quando sentiamo affiorare il suo spettro del giudizio, possiamo dirgli: chi se ne infischia di quel che dici? Vai al diavolo. Chi ha chiesto il tuo parere? Successivamente, invece, basterà accorgersi dell'affioramento dello spettro del superio perché questo si dissolva. A questo punto dovrebbe esserti chiaro che l'atteggiamento da tenere nei confronti di se stessi non è quello aspro del superio, bensì c'è bisogno di farsi prendere da compassione e da tenerezza nei confronti di se stessi, per permettersi di sperimentare qualsiasi vissuto affiori nel campo della nostra coscienza. Inoltre c'è bisogno anche di coraggio perché addentrarsi in questi territori inesplorati è un po' come lasciarsi sprofondare dentro un buco nero. E questo ovviamente evoca sensazioni di inquietudine, di terrore, cosa ci sarà all'interno, che fine farò se ci cado dentro. Ma ricordiamoci che il buco nero è quello che gli anglosassoni definiscono wormhole, ovvero un cunicolo spazio-temporale che può condurci in un altro regno, in un'altra dimensione della coscienza, per entrare nel quale è necessaria vulnerabilità e apertura all'inimmaginabile che potrà accadere. L'esercizio che ti propongo quest'oggi si chiama approfondire l'indagine. Come sempre, inizia a divenire consapevole e presente del vissuto che stai attraversando, qualsiasi esso sia. E poi constata se sei in contatto maggiormente con l'esperienza primaria o con le reazioni e i giudizi del superio che si avvicendano. Chiediti se riesci a percepire la differenza tra l'una e l'altra. E che cosa ti succede se rimani in quell'evento primario che scaturisce dalle tue profondità più autentiche? Successivamente puoi approfondire l'indagine e scoprire se sono affiorate quelle caratteristiche di gentilezza e di compassione nei confronti di te stesso, o se per contro sono emerse asprezza, acredine e giudizio. Hai sperimentato coraggio, audacia, vulnerabilità? E com'è stato sperimentarli? Buon lavoro.